anticipazioni tempesta d'amore. Lunedì 27 aprile 2020. Jessica si convince che Harry non sia più innamorato di lei. La donna vorrebbe sposarsi, ma il suo fidanzato sembra non desiderarlo. Franzi vive un momento di panico durante un importante ricevimento organizzato da Christoph. La giovane è nei guai fino al collo. Poi però, inaspettatamente, la sorte volge a suo completo favore. Michael è diventato dipendente da sonniferi e non riesce a parlarne né con la moglie né con Fabien. Natasha nota che è molto aggressivo e disperata chiede aiuto ad André. Purtroppo nemmeno lo chef riesce a farsi dire dal dottore che cosa gli sta succedendo. L'uomo è terrorizzato dal mostro che è diventato. Natasha è in pericolo? Corre un grave rischio? Linda intanto nota che Christoph è molto malinconico e prova a tirargli sul morale offrendogli la sua vicinanza. Tra Harry e Jessica regna freddezza e gelo. Inoltre una scoperta fatta dalla giovane estetista non fa che allontanarli sempre di più.